Eccoci tornati su Ark, come sempre vi ringrazio per il supporto che stai dando alla serie. Allora, capo, per quanto riguarda oggi ci andiamo a prendere Optero come prima cosa, visto che vorrei provare a farlo diventare Apex, così magari fa anche il doppio del danno e un attimino meglio per andare avanti anche con il boss, visto che l'ultima volta con quello beta vi ricordo che i danni erano qualcosa di veramente esagerato. Poi a parte questo vorrei provare a fare anche qualche mini boss in mappa, però magari aspettiamo un attimino e ci facciamo magari prima l'Optero Apex, così fa più danno, ne dovrebbe subire di meno, diventa un attimino più semplice insomma. A parte questo il token dell'affinità potrebbe essere anche una cosa fantastica, magari riuscirlo a trovare ascendente, che così. Ah, se noi avessimo l'Optero Elite unico, avrebbe il doppio dell'effetto questo qui, quindi cavolo. Tanto lì non c'è l'imprinting. What? Ok. Perché ora c'è le stat così basse? Ho rotto l'optero. No, aspetta. Appenditi. Ok. Oh cavoli. Datemi solo un secondo. Oh mamma mia. Curati. Per l'amor del cielo. Cioè, è possibile che noi abbiamo utilizzato l'Optero finora senza imprinting? Ma sembra un po' strano qualcosa, vero? A parte fa meno danno di prima. Non l'ho ben capito. Sinceramente, però. E ora con la C. No, vabbè, il danno è aumentato, ok. No, più che altro, caspita, ero convinto ci avesse l'imprinting. Invece no. Qua che sta succedendo? Non mi fa l'abilità, perché? Ah, non c'ho stanno. No, niente del bello. Vabbè. Stamina, stamina. Te ne lascio un paio. Facciamo così. Allora, vediamo un po'. Ecco, pure un terenzino elite non mi dispiacerebbe. Più che altro le mantidi, caspita. Mi sono fatto già un giro, ma ad elite non ce n'è neanche uno. Purtroppo sono veramente difficili da beccare. Sfortunatamente. Allora, vediamo un attimino dove fa sto boss, così ci proviamo l'Optero Apex. Ora praticamente fa 733.000, quindi teoricamente Apex dovrebbe fare 1.400.000 col sinistro. Ancora c'è questo, ma che cavolo. Allora, vediamo un attimino, vediamo un attimino. Ok, ciao, davanti non vedevo. No, mi sono dimenticato le soul. No, in realtà no, va bene così. Ora speriamo solo che non ci one shotti, perché sennò può essere un po' la fregatura. E niente, questo rimane qui, fa nulla. Ti prego, non one shottare. L'unica seccatura che purtroppo è ci siamo beccati il dimorfono. Quest'ora è caspita. Per fortuna almeno da danno ne piglio un sacco. Tra l'altro questo è explosive reactive. Ma non mi attacca. Ma guarda, se tu fai così in realtà è anche easy. Cioè, nel senso. Fantastico, mi aspettavo peggio. Per fortuna è lento comunque. Anche se è gigante, fa veramente. Cavolo, cioè, nel senso, fa giro giro tondo e basta. Meglio per noi, insomma.
Ecco, l'unica cosa, magari c'è una differenza tra i vari boss abbastanza incredibile. Cioè, quello beta con un colpo ci ha fatto, mi sembra, 600.000 di danno. Sull'Optero che comunque c'ha un sacco di roba buona, tra Tongen dell'affinità, la sella strapotenziale, cioè insomma, non è per niente male. E poi c'è lui che tipo vola soltanto, ma che cavolo. Cioè, nel senso, meglio per noi, almeno ce lo facciamo easy Apex e proseguiamo, almeno. In teoria. Dai, su che manca poco, 13 milioni. Tocca solo capire poi come farlo diventa del tier dopo quello Apex. Penso comunque nello stesso modo a sto punto. Dai, un altro paio di colpi. Sta fermo. Ti puoi stare un attimo? Grazie. Allora, mi rende così. Questo ce lo pigliamo noi. Teoricamente, ma basta semplicemente fa così. Mamma mia, raga, ora veramente. Qualcosa di esagerato. Andiamo a provare il danno. Credo che faccia 1.400.000 ora col sinistro. Vediamo un po', che dovrebbe essere il doppio. Non è cambiato un cavo. Ma? Sì, 1.400.000. Non so perché a volte su alcuni di noi fa meno. Che cavolo è lì? Ma? Ok. Strano. Ma che cavolo. Fantastico. Allora, salviamo un attimino i dati perché non si sa mai. Poi facciamo F7. In realtà non ce l'ho neanche sulla tastiera F7, però lo sorvoliamo. Allora, mettiamo boss. E non funziona. Mini boss. Perché non funzioni, cavolo? Ma? Cioè, sto cosa a volte funziona, a volte non funziona. Cioè, veramente una cosa. Boh. Assurda. Niente, non va. Aspetta però che fregatura. Volevo vedere se riuscivo a beccare in giro qualche mini boss. No, giusto per provare, vabbè. Ci facciamo un giro per la mappa, sperando che non crash. Mettiamo una piccola botticina da lag. E niente, vediamo un attimo se riusciamo a beccarne uno. Se riusciamo a trovare anche gli NPC, quelli gifted, non sarebbe male, perché quell'armor lì. Se riusciamo a trovare una mantide, caspita, diventa veramente incredibile. Da queste parti non mi sembra di vedere nulla. C'era un serpentello una volta. Ah, vabbè, questo. Mamma mia, questo poverino. Ha fatto una fine no brutta di più. Cioè, ormai sto ptero è ptero solo di nome, raga. Chiaramente. Qua tolgo tutto giusto per fare spawn. Da ste parti no, non mi sembra di vedere niente di interessante. Gamma perla. Vado a vedere un attimo questo qui che c'è da. Atterri. In realtà niente di bello, lascerei tutto lì, aprito. C'è niente di interessante purtroppo. Poi ci spawnano sempre un casino di triceratopi comunque. Allora, questa qui, non mi dice per cos'è. Gallimimus, ovviamente, perché non. Cioè, non può essere mai che ti droppa qualcosa di utile una volta tanto, no? Tipo quella per l'Optero, non lo so. Magari in realtà per l'Optero non ci serve più. Ho visto qualcosa in non addomesticabile. Prime Zombie. Orewar. Grande così. Token dell'affinità mai. Questi li togliamo giusto per fare spawn. Là che c'è il tornado. No, sarà semplicemente la iena comunque. Gamma esplosiva. Ah, tipo il bronto che c'era da ste parti. Questo penso che sono almeno 2 settimane che qua. Siamo qualcosa in più.
Quanto gli ho fatto? Ancora troppo poco, però. Ma preoccupa più che altro lui che botta ma tira. Forse ce la faccio, lo sarebbe assurdo. Sono un po' curioso di vedere che drop. C'è una paura che mi colpisca, raga, veramente, cioè. Esagerato. A dir poco. Sinceramente non voglio scoprire quanto danno fa. Proprio onesto. Mi ha colpito. Possibile che mi ha fatto 4.500 e basta. Non lo so. Sto Gallimimus Elite. Vabbè che è ossidiana. Però è comunque il Gallimimus. No, ok, non mi fa tanto danno. Ma aspettavo da peggio, la verità. Noi invece facciamo comunque un danno abbastanza buono. Mi piacerebbe capire ora come fare. Per parlando da oltre. Più che altro quale caspita è il prossimo tir. Sono abbastanza confusa, la vedo. Ma perché arriva tutta sta roba? Cioè, non ho capito, ma un po' di pace e tranquillità ogni tanto, no, eh? Se c'è nessun livello. No, non puoi cominciare a scappare, aspetta un attimo. Por favor, please, collabora. Guarda come corre! Ma che caspita del Bronto è? No, vabbè. Il Brontosauro più veloce d'arco, cioè, assurdo. Quanto corre una mantide Elite, mamma mia. Con le spade queste qui uniche, secondo me diventa veramente qualcosa di esagerato. Però purtroppo si spawna. Questo è tutto, veramente. Wow. Serio? Bronto Paragon Soul. Paragon Variant. What? Ma che cavolo. Qua che roba, eh? Primitive Ovis Affinity. No, grazie, ma non penso di andare ad utilizzare una pecorella, cioè nel senso. Potrebbe essere abbastanza strano, anche se la trova Elite. Giusto per, si potrebbe anche provare. Poi mi sembra che c'era un'aquila boss per una volta. No, eh? Non c'è più. Se c'è ancora. Non riesco a trovare. Delta. Spirituale. Tapeciara, vabbè. A parte che è tornato, quello sarebbe veramente carino. Peccato che è Delta. Questo si può togliere. Questo è beta, peccato. Se magari è l'elite. Aia. È più la paura che il danno che abbiamo pigliato, capito? Questa pure no. Cavolo. Vorrei trovare un mini boss in giro, caspita, però è un po' un casino perché se funzionasse, ma che caspita è? Pensavo che era qualche creatura strana. Se funzionasse magari il Dino Finder sarebbe tipo fantastico. Purtroppo però. Se non va, c'è poco da fare. Io continuo a dire che è stranissimo che volano così, tipo, però, cioè, veramente. Fa troppo strano. Onesto. Oasisauro. L'Oasisauro comunque, anche semplicemente da vederlo che va a giro, è veramente carino. Ma che bello. Peccato che c'ha la faccia girata dall'altro lato. Secondo me qua un bello screen ci sta. Come creatura è veramente bella comunque. Starfire sarebbe carino, però purtroppo il tier è. No. Decisamente no.
Dispiace Golem, ma sarà per la prossima volta. Ha pure droppato, ma sa. Aspetta un attimo, se ha droppato il token da affinità. Mamma che botta che ha pigliato. No, lo lascio lì, grazie. Come se avessimo accettato. Che roba c'è qui? Ma questo è il Gallimimus da prima. Che è arrivato fino a qua, incredibile. Basta andare a droppare roba, però. Per cortesia, grazie. No, perché non credo sia niente di bello, però. Che hai fatti tu? Ole. Qua invece. No. Vabbè, lo piglio giusto per riciclarlo. Ma niente. Dai, Donte. No, non ci interessa. Ah, però ora vedo le cassette. Ci abbiamo un po' di minuti. Caspite Alfa. Sono pure in fear. Ecco, pure il Megaterio. Col fatto che si potenzia con gli insetti. Se riuscissimo a trovarne un Elite. Mamma mia, spettacolo. Purtroppo tocca girare un sacco di volte. Killa un sacco di volte di Dino. E spera che esca qualcosa di bello. Roba strana. Terror Bird gigante 580, ecco pure questo. Se fosse stato Elite, mannaggia. Non c'è verso di beccarne uno de carino comunque. Più che altro i boss, caspita. Quasi quasi provo a riloggare per vedere se funziona il Dino Finder, no? Non c'è niente. Ma sì, dai, provo un attimino a riloggare. Magari prima la cassa, però. Che non so se mi toglie l'effetto riloggando. Allora, qua si piglia tutto. Qua anche. Questo pure. E questo anche. Questo butto. Comunque sono veramente ottime queste cassette. Ecco, una manticora alfa. Quasi quasi. Mamma mia, che botta da lag. C'è la sensazione che ho 8.000 cose aperte. Ma sono dettagli. Allora. Ma che cavolo, guarda quello è gigante. Non so esattamente quante frecce mi costerai. Il che mi preoccupa un po'. Fischio passivo. Come qua dentro. Uè. Quanto danno mi ha fatto, scusa. Non so se ce la faccio con le frecce. Sì, vabbè. Ma come fai a fargli 17 milioni di torpore? Cioè, per questa qui veramente ti serve il cavallo. Cioè, o c'è un cavallo. O c'è un cavallo. Perché con le frecce palesemente non ce la posso mai fare. Sta cassetta sarebbe carina da aprire, però. Ma dico di più, quasi quasi ci provo. Ma ti rilassi un attimo e ti fai fattacci tu? No. Ok. Basta capirsi. Mamma mia. Permalosa Mantigora comunque. I due frecce gli avevo tirato. Non è che dici gli hai fatto chissà che. Però vabbè. Allora, visto che stiamo pieni di essenze, io ne approfitterei e proverei ad aprire quella cassetta gigante. Allora, qua tra l'altro piano piano sto a sistemare più o meno. Già mi sono dimenticato. Essenze, essenze. Essenze, me le piglio tutte, tanto poi tornando. Perché ho lasciato il metallo qua dentro invece di cuocere? Come lamento che non c'è un metallo. A parte che devo andare più alla fornace, che ci abbiamo dall'altro lato, perché è un po' scomodo fa avanti, indietro, indietro, avanti, capito? Quindi sarebbe meglio metterla una qui. Dovrei rimettere anche la serra. Poi ci facciamo tipo sto spiazzale qui con la fornace e la serra. Che pure ci potrebbe stare, la verità. Salvami i dati giusto per. E niente, dai, proviamo un attimino ad aprire quella cassa lì. Non l'ho mai aperta. Quindi sono anche abbastanza curioso di vedere che roba c'è dentro.
Ok, lei sta lì. Per favore, fatti due. Non abbastanza per sbloccare. Ah, sono 389 elite. 389 elite, però mi sembra un attimino esagerato. Cioè, nel senso, con tutta la buona volontà di questo universo, ma insomma. Un po' too much, forse, no? Non vorrei killarti, però vorrei anche la cassetta. Se tipo mi segui, bravo, vieni qui. Dai. Un saltino. Dai. Ole. Fatti fattacci tu i 2 secondi. Questa cassetta era tipo impossibile da vedere. Stava dentro una caspita di pianta. Ok. Nì. Che poi in realtà. Ora credo ce l'abbia utilizzata l'essenza. A parte, fatemi vedere un attimino. Quante ce n'ho qui? Non abbastanza comunque. Più che altro quell'elite, cavolo. Che c'è scritto? Ah, praticamente se le grindi te dà 3 essenze alfa, ma perché dovrei farlo? Tipo, no. Però. Se lo facessi con queste, mi darebbe quell'elite, ma pure lì. Mi conviene effettivamente? Io direi di no. Voglio fare giusto un giro qua davanti per vedere se magari respawna davanti, anche se ne dubito. E poi magari ci andiamo a fare un giro o verso la Redwood o verso il bioma innevato per vedere se riusciamo a trovare qualcosa di interessante. Anche se. Peccato questo non c'ha la variante. Anche se pure magari un cavallino elite male non sarebbe, perché quello fa un casino di torpore. Ci potrebbe dare una mano, no? Per evitare di utilizzare 8 miliardi di milioni di frecce, perché sennò i boss in generale non li pigli. Il drago elite sarà un'impresa incredibile, tipo. Col fatto che vola a destra e a sinistra, non lo puoi ingabbiare. Ho visto qualcosa di strano. Ah, forse i minion. Ma fatevi i fatti vostri, per favore. Cioè, vedete, mantidi proprio zero comunque. C'è di tutto, ma le mantidi no. Scarabei giganti. Che cavolo è? Ah, ok, ne avvoltoio perla. Stavo a dire, ma che caspita di creatura è? E non riuscivo a capire. Allora, quasi quasi, mentre cerco un cavallo, tolgo di mezzo anche gli Iptero. Che se mi droppano il cosino, sarebbe tipo fantastico. Più che altro se esce ascendente, se ce lo danno primitivo. Grazie, ma se lo fa anche a me. Allora, qua che c'è? Araneo. Dai, don't, cavolo. Peccato, però. Vabbè. Qua si butta tutto. Quanto riguarda le quest. Attiviamole tutte, prima o poi. Si completeranno. Allora, ho rilloggato giusto un attimino per vedere se magari funziona il Dino Finder. Vediamo un po'. Boss. E non va. Carcaro Odontosaur. E non va. Ok, è a vostro pro questa mod, perché tanto. A parte come se bugga la freccia, palesemente non funziona, peccato. Ah, abbiamo completato una quest. Fantastico. Speriamo che ci sia qualcosa di bello. Ne abbiamo completato un altro. Che cavolo. No, veramente, se mi muore l'Optera impazzisco. Ti prego, Optero, sopravvivi. Veramente, ti prego. Se perdo quell'Optero, raga, è. Come si fa? Oh mamma mia, quanta vita c'è. No, ok, non ne hai persa tanto. Mamma mia, raga. Mi è piaciuto un colpo.
Cioè, veramente. Probabilmente mi sono venuti anche altri capelli bianchi. Allora. Mannaggia. No, perché se vi ricordate, quelli lì, l'ultima volta col megalodon sono andata a finire abbastanza male, la verità, quindi. Insomma. Sarebbe bello non ripetere pozione. Ma che caspita, non avevo mai visto questo. Un'altra quest. Ma penso che sia sempre la stessa, perché sennò è impossibile, scusa. Allora, un attimino. Omega Dex. Missioni, missioni, missioni. Eccole qui. Completata. 12 titanoboa stat potion, addirittura. Vabbè, me ne potevi dare, non lo so, un altro paio. Ma che caspita me ne faccio tutte queste pozioni del titanoboa? Cioè, ma che vuol dire? Ok. Apprezzo, cioè, nel senso. Però è strano. Dell'Argentavis, token dell'affinità, me lo piglio perché non si sa mai. Spero che il token dell'affinità. Ora va a capire dove caspita è finito. Niente, raga, è andato nel tempo. Poi nello spazio. Ma che cavolo? Ma qua tipo. Ah no, vabbè, è tipo un mini tunnel, niente da che. Mi sembra quasi di sentire un drago, però. Ah, perché c'è un drago effettivamente. Cioè, tipo quello, è come caspita, lo butto giù, cioè nel senso. Non posso. È veramente impossibile, cioè nel senso. O mi trovo qualcosa che faccia torpore come variante, cioè una variante che faccia torpore, tipo dell'Optero. Ma perché quello va a destra e a sinistra, cioè veramente, come caspita fa? Non posso neanche ingabbiarlo. Volevo vedere dove erano questi NPC, però. Allosauro, vabbè, Delta, fa niente. Ah, rivincita sugli NPC Elite, mi sembra pure giusto. Anche se sono quelli qua la torcia, vorrei l'altro, in verità. Deve staccarlo. Che ci ha dato questo? Vabbè, quella della iena. Grazie, però. Insomma. Poi che roba c'è? Non lo so, sinceramente, se voglio pigliarle, perché... Vabbè, li riciclo, fa niente. Vorrei farmi il set, quello gifted. E il problema è che tocca trovarli, quelli, caspita. Non è proprio semplice. In queste parti non c'è nulla. Dimorphodon Elite, nì, cioè nel senso non posso comunque cavalcarlo, poi lo prendo a fa. Sargentavis, poverina, non so che caspita ha colpito, ma è rimasta veramente a poco. Purtroppo su Arc Ascended non c'è la mod S più che c'era sul primo arco, quello era tipo comodissimo, perché quando te facevi poi il trasmettitore Tech S più, avevi la possibilità comunque di vedere in mappa tutte le location dei vari dino. Quindi anche trovare un dino specifico era molto più semplice. Vorrei vedere dove c'è lo sfondo del giga qui. Se magari c'è qualcosa di interessante. Non mi sembra però, eh. Ma? No, vabbè, un minion, niente. Poverino, è durato anche abbastanza poco, la verità. Cioè, è possibile non c'è verso di trovare un amante, un megateri, uno spino? Vabbè, questi sono defender, però. Oh, con calma. Un po' di danno me lo fanno, però, eh. Sono belli resistenti, caspita. Oh. No, però sono stunnato, non è che mi sta tanto bene.
Guarda, ma... Ah, sono terribili però, eh. C'è assurdo. Vabbè che con la pozione attiva comunque non è che so proprio un problema enorme, però. Ma droppi qualcosa almeno. Cioè questo qui è più difensivo come set comunque. Preferisco quello del danno con la spada, verità. Allora, vediamo un po'. T-Rex, buono. Argentavis, vabbè, a stat del cibo, mamma mia. Incredibile, proprio quello che ci serviva, insomma. Elite Loot Mammut. Ah, però. Questo mi serve qualcosina di buono, però c'ha da... Aspettate un attimo. A parte vedo cose da fuoco là davanti. Caspita. Ma? Non sto a capire. C'è qualcosa in fiamme. Oh, vabbè. Allora, vediamo un attimino. Questo ci interessa. Questo in realtà no. Purtroppo è tutta roba. Vabbè, questa è Elite, caspita, grazie. Purtroppo è tutta roba che non è proprio utilissima. Nel senso, non è roba unica, no? Quindi, grazie, ma insomma. Se ne fa anche tranquillamente a meno. Peccato che non riesco a beccare niente da addomesticato carino. Oppure un mini boss. Perché volevo vedere anche, affrontando i mini boss, quelli che spawnano proprio in mappa, che te davano. Gamma Treasure. Ok. Buono. Almeno vediamo un attimino in giro le cassette. Ciao Broodmother. No, caspita, è minion, niente. Speravo fosse qualche tipo carino. Peccato. Vabbè, questi Olympian. Sì, vabbè, dai. Si può smantellare, fa nulla. Caspita, questo è qui. Senza variante, purtroppo. Ma ha droppato pure il token. No, vabbè, incredibile. Aspetta un attimo. Dimmi che è il token. No, cavoli. Aspetta però, vediamo un attimino che c'è da the bonus. Questo dovrebbe essere il danno con la frusta, quella unica, quindi in realtà no, non ci interessa. Sta cassetta. No, ok, aria scappiglia. E comunque le essenze ci servono. Allora, Dilophosaurus, wow. Sabertooth Salmon, ma... Cioè... Ok, nel senso. Immaginate tipo un Sabertooth Salmon pare con Elite. Potrebbe essere veramente incredibile. Earth Direwolf, però mi sa che ce n'è uno che pare con... No? No, è Ghost, mi sono sbagliato. Cavolo Beta. Quasi. Però ormai puntiamo direttamente... Ma non lo posso colpire! No, ma guarda che storia. Scommettete che se scendo lui mi colpisce. Invece no. È rotto, raga. Doppia danno? Ma non gliene posso neanche fare. Vabbè, guarda. Fatto un giro, fatto una passeggiata, fa nulla. Che cosa strana. No, era Elite l'anchilo. Guarda, però è assurdo. Cioè, l'unico che non ho visto era Elite. Speriamo che almeno è del livello basso. Mannaggia. Cassettino? No, raga, guardate qua quanto è bello. Peccato che è gamma, caspita. Sarebbe stato veramente fantastico quello. Questa qui, giusto per... Ah, togliamo da mezzo. Anche se credo... No, in realtà è abbastanza easy. Avevo letto 95 milioni. Ti calmi! Ok. E che cavolo. Purtroppo The Boss, veramente, c'è un bel pezzo di mappa ce lo siamo girato.
Ma non sono riuscito a beccarne nemmeno uno a giro. C'è un drago. Vabbè, che delta. Lo toglierei da mezzo giusto per vedere se droppa il token. Sarebbe stato troppo bello se lo droppavo. Allora, fermiamoci un attimino qui. No, aspetta, c'è lo spino. Caspita, è Delta. Cavolo, però, cioè, veramente, trovare gli elite a volte è veramente tragica. Poi, vabbè. Sono pure tonto io. Abbiamo completato una quest. E grazie. Quello lì, perla. Niente, senza... Here. Tolgo di mezzo pure questi che devono respawnare quelli gifted. Allora. Vediamo un attimo. Vabbè, questo si ricicla. Acqua aumentata di 76. Reactive damage taken reduced by 12%. What? Ok. Allora, volevo vedere un attimino una cosa. Boss, no. Cavoli. Allora, vediamo un attimino come si faceva. Volevo vedere i vari tier, no? Ah, ok, eccolo qui. Praticamente dopo Apex c'è Ultimate. Però come sbloccare i vari tier mi dice soltanto fino ad Apex. Quindi a questo punto penso che è la stessa meccanica fino ad arrivare a Omega. Quindi ci serve una quantità di soul abbastanza incredibile. In poche parole, tocca trovare cassetta a giro come se non ci fosse un domani, tipo. Quindi nulla, a sto punto penso ci fermiamo qui. Ma faccio un giro per le cassette, visto che ce ne servono un sacco di soul. Ed è il modo più veloce per farle. E a sto punto se riesco a trovare qualche mini boss, lo segno in mappa, così ce lo facciamo nel prossimo video. Quindi nulla, spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un commento, mi piace. E ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao belli!